Io sono Marco e lui è Cesare. Se vi siete persi gli scorsi video, andate a vederveli perché vi raccontiamo tutto il nostro percorso di ristrutturazione e di come abbiamo fatto ad arrivare fino a qui. Anzi, se la troviamo, gli lasciamo una foto di com'era questa stanza prima della ristrutturazione. Prima di spiegarvi tutto, facciamo un passo indietro. Vi abbiamo già mostrato in un video dedicato tutta la nostra cucina, come l'abbiamo scelta e tutto quello che la riguarda. Mancava però invece tutto quello che riguarda la sala da pranzo, che finalmente è arrivato. Facciamo una premessa: noi volevamo un tavolo molto grande, di un materiale resistente, quindi possibilmente di legno, un po' di design, ma allo stesso tempo che non costasse una cifra esorbitante. Infatti ci eravamo informati da dei falegnami qui nella zona e un tavolo di grandi dimensioni, quindi almeno 2,20 m, come lo volevamo noi appunto, costava intorno minimo 2-3 euro, insomma questa era la cifra, quindi veramente molto alta. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato su internet tantissimo, per tantissimi mesi l'abbiamo cercato veramente tanti, infatti tutti i primi tempi mangiavamo su quest'isola, tra l'altro senza sgabelli, quindi con le sedie basse è un po' così, sì. Ti ricordi la prima volta che abbiamo mangiato sul tavolo? Era stranissimo. Sì, era stranissimo mangiare altezza normale. Però alla fine ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovato. Dove abbiamo comprato le sedie e il tavolo? Su Daddy Shop. Ci tengo a precisare che questo video non è assolutamente sponsorizzato, tutto quello che vi diciamo ve lo diciamo sulla base della nostra esperienza, perché noi ci siamo trovati veramente molto bene. Infatti abbiamo acquistato sempre su Daddy Shop anche tutta la rubinetteria del bagno e della lavanderia. Sì. Dobbiamo fare solo un punto, abbiamo avuto dei problemi sulla cromatura di due rubinetti. È vero. Uno del bagno e l'abbiamo mandato indietro, ce l'hanno sostituito senza nessun problema e anche molto velocemente. Sì, no? Servizio clienti top. E invece quello della lavanderia, visto che è giù, visto che è un po' dietro, avevamo fretta e poi vabbè, e l'abbiamo tenuto così, comunque non si vede praticamente. Sì, non è una cosa molto evidente. E stiamo parlando del rubinetto della vasca, che voi non avete ancora visto perché non è ancora uscito il video della lavanderia. Sì, prossimo. Se non volete perdervelo, iscrivetevi e attivate la campanellina. Esatto. Ok, quindi abbiamo comprato il tutto da Daddy Shop. Non abbiamo detto perché, cioè, Daddy Shop è un sito dove potete acquistare un sacco di... un sacco di cose. Un sacco di cose per la casa, da rubinetteria, le cose per il bagno, arredamento. C'è veramente di tutto, librerie, tavoli, divani, letti, di tutto e di più, veramente tantissime cose. Infatti anche tutto quello che riguarda la lavanderia l'abbiamo comprato da Daddy Shop, ma poi uscirà il video dedicato e vi spiegheremo meglio. Quanto abbiamo speso? Perché questa è la cosa che forse interessa di più. E lo diciamo alla fine. Ok, lo diciamo alla fine. Ho detto un po' da padovano. Dai, ma descriviamo un po' allora il tavolo, andiamo di là. Cioè, facciamo 1,5 metri. Andiamo subito nella stanza del tavolo. Allora, questo è il tavolo e il materiale è legno di acacia. Acacia, giusto? È un po' più scuro rispetto al pavimento, quindi un po' più scuro rispetto al rovere, però comunque ha quel colore del legno giusto. Cioè, come si può descrivere un colore? È più rossiccio. Sì. Però c'è da dire che non aveva questo colore quando è arrivato, era molto più simile al pavimento, però poi noi abbiamo fatto un trattamento con l'olio, che in realtà non viene consigliato da nessuna parte, l'abbiamo fatto noi. Sì, esatto. Cioè, solo così per evitare insomma che venga assorbita l'acqua e ha preso questo colore un po' più rossiccio, però sì, comunque molto bello. Molto bello, ci sta. E il tavolo misura 180 cm da chiuso, ma ha due prolunghe che permettono di allungarlo fino a 280 cm, quindi sono 14 posti. È veramente molto grande, tant'è che all'interno di questa stanza non ci sta neanche totalmente dritto quando è tutto allungato, ma bisogna un po' metterlo di... Volendo ci sta, quindi la stanza è 4 metri, però abbiamo le piante, quindi sì, insomma, è un po' difficile stare a capo tavola, quindi lo mettiamo un po' obliquo e fatto. Esatto. Possiamo ospitare tutti voi. Sì.
Il bordo è un po' irregolare, vedete, perché appunto è legno vero, e lo spessore è di 3 cm. Ecco, lo spessore è un po' un punto a sfavore, nel senso che ovviamente non avendo un costo molto elevato non si può pretendere uno spessore così grande. Beh sì, lo spessore del legno che fa la differenza. Però allora della fine, cioè, è sufficiente. Ma sì, a me piace molto, secondo me veramente il design, fateci sapere qui sotto nei commenti se vi piace. Comunque ovviamente questa sagomatura è fatta dall'uomo. Ah, è fatta dall'uomo? Sì, perché sono gli stelle attaccate, ovviamente sono su barca. E questo è fatto dall'uomo per simulare il tronco. Ah, okay. Molto carino. E vi faccio vedere le gambe. Le prolunghe. Ah, le prolunghe. Le prolunghe sono belle ingombranti, in realtà potrebbero essere messe sotto, ma a noi non piace l'effetto visivo di vedere le prolunghe ripiegate sotto, quindi le teniamo staccate. Vedete, qua c'è la parte di ferro per inserirla, e le teniamo staccate, e poi all'occorrenza le attacchiamo, insomma. Esatto, si potrebbero mettere sotto, però assolutamente tutto lei. Praticamente è molto semplice, si svitano delle viti che ci sono lì sotto, si invitano così, si rivitano le viti e è fatta. Le faccio vedere da vicino. Sì. Pesano un sacco, penso per la struttura, principalmente per la struttura di ferro. Ovviamente vedete che, cioè, beh, insomma, dai, ci sta, vado bene. E voilà. Ora invece parliamo delle gambe. Le gambe sono di ferro nero, metallo nero, hanno una forma a U. Vuoi farle vedere? Hanno una forma U, eccola qua, e spessore 8 cm. Cesare, fai vedere le gambe. 8 cm hanno la forma U. Questa è la struttura che vi dicevo per la prolunga, e quella è la struttura che c'è sotto il tavolo per tenerlo. Eccole qua. Ok. Quindi abbiamo mantenuto il nero nelle gambe. Come l'ombrella e come il fisicabelle di nuovo. Sì, che non abbiamo ancora parlato fino adesso, ma tra poco vi facciamo vedere. Abbiamo deciso di prendere le gambe a U perché quelle fatte a stella X praticamente hanno un po' stufato, cioè visivamente si vedono molto. Sì, volevamo una cosa più minima. Sì, e più comoda anche forse, sì. Perché avere le gambe in mezzo alle gambe. Quindi, perfetto, passiamo alle sedie. Le sedie, anche le sedie le abbiamo acquistate da Daily Shop, le abbiamo acquistate in pacchi da 4, due pacchi. Quindi in totale abbiamo 8 sedie. Sempre esposte ne abbiamo 6, mentre quando arrivano gli ospiti allunghiamo il tavolo, utilizziamo le altre due che abbiamo di scorta, più eventualmente altre sedie extra. Con i piedi deboli. Esatto. E la sedia è fatta così, quindi è in poli. Pipì! Pipì! Come si chiama? Polipropilene! Polipropilene, sì sì! È plastica, plasticone praticamente. Plastica trasparente e hanno un cuscino in velluto. Noi abbiamo scelto un cuscino in velluto bianco con la paura che fosse molto delicato. In realtà è un po' delicato, ma si pulisce anche facilmente perché basta un panno umido oppure spruzzare un po' di grassatore e viene via tutto lo sporco. Vero, è vero, infatti Cesare ci poggia sempre la testa, sì. Però si pulisce, sono contenti. Gambe nere, quindi sempre abbinate con le gambe del tavolo e gli sgabelli e la tutella e lo specchio, che però non facciamo vedere questi video, e niente. Così è sotto, sì. Per montare è davvero semplice. Comode. Sono abbastanza comode, l'unica cosa è che se vi sedete e appoggiate la schiena, loro si flettono un attimo. Si dà la sensazione di cadere all'indietro, ma sì, non si rompono comunque, cioè non si sono ancora rotte. No, non si rompono. Via. Però flettono, quindi magari se dà fastidio questa cosa, non fanno per quello. Quindi parliamo un po' di prezzi. Allora, il tavolo l'abbiamo pagato 579 euro. Oh. Se voi andate sul sito di Daily Shop ci sono tavoli veramente di tutti i prezzi e di tutti i gusti. E 579 euro per un tavolo che arriva a 280 cm a noi è sembrato veramente un ottimo affare. Che ne pensate? Per quanto riguarda le sedie invece abbiamo speso 210 euro a pack, quindi di due pacchi 420. Esatto.
Sì, delle sedie abbiamo speso, cioè si potrebbe spendere meno perché ce ne sono altre che costano meno, però ci piaceva avere una cosa carina, comunque una cosa che dura praticamente tutta la vita, se non quasi. E quindi insomma abbiamo speso un po', però comunque la cifra è abbordabilissima perché 210 euro per 4 sedie sono 50 euro a sedia praticamente. Sì, sì, è molto buono. Comunque niente, il tavolo... Fateci sapere cosa ne pensate, sì. Comunque è veramente molto possente, sì. Perché pesa anche tanto e quindi... Noi siamo molto soddisfatti. Ultima chicca per questo video, vi facciamo vedere gli sgabelli. Eccoci qua, quelle sono le prolunghe. Ovviamente le vedete lì perché dobbiamo portarle da qualche parte. Ma parliamo degli sgabelli. Gli sgabelli sono stati un vero parto. Sì. Perché era molto difficile scegliere. Soprattutto eravamo molto indecisi con un modello che vi lasciamo qua sotto in descrizione, che ci piaceva un sacco e che però costava un sacco. Sì. Costava circa 300 euro, 300 più euro. 300 euro sono di due sgabelli e quindi alla fine abbiamo deciso di acquistare questi. Sì. Voilà. Neri. Sono semplici, hanno la monogamba e la cosa bella è che sono regolabili. Esatto, questo. Infatti quegli altri che ci piacevano non erano regolabili, perché non avevano la monogamba. No. Già non pesa la sola. E sentite, se lo schiaccio ancora lui parte e si va su tutto. Oh, che alta che sono diventata. Eccolo qua. Ecco, quindi con la monogamba abbiamo l'optional di poterlo regolare. Sì. E sono il velluto nero. Velluto nero, semplice, gamba di metallo con appunto la regolabilità e sedile velluto nero, semplicissimi, molto minimal, assicura la cucina quando lo affetto, quando sono fermi. Quindi secondo me sono anche estetici, carini, mi piacciono, sono soddisfatta. Faccio solo mio padre più da più vicino. Eccoli qua ragazzi, questo è Cesare. Cesarino, Cesarino. Velluto. Velluto, sì, sono belli, cioè mi piacciono. Sono semplici, belli. Prezzo, quanto li abbiamo pagati alla fine? 90 euro di due. Contro 300 euro di due, però qui erano più belli, devo dire che erano più belli. Lasciamogli il link qui sotto, magari loro sono più ricchi di noi e si possono prendere quegli sgabelli. Esatto, vi lasciamo il link di entrambi qua sotto nella descrizione e anche il link del tavolo. Sì, il tavolo, le sedie, andate a vedere su Daily Shop perché ci sta. Ci sono un sacco di cose molto convenienti. Una cosa molto importante che devo fare è tagliarmi la barba. Sì, io. Anche tu. Nonni, i baffi. No, i baffi no. Invece, una cosa invece per voi. Quella parete è infatti così. Questo non possiamo dire niente. Quelle sono le lampade che andranno qua. Sì. E qui. Sì, sì, sì. Quindi, adesso chiudiamo il video, Marta si fa la barba e poi le montiamo. Quindi restate connessi se volete vedere che lampade alla fine abbiamo deciso di prendere, sì, per la cucina e il tavolo. Sì, speriamo che vadano bene, non abbiano incappato le scatole, magari le mandiamo indietro. E grazie per essere stati con noi fino a questo punto. Ricordatevi di farci sapere cosa ne pensate degli sgabelli e del tavolo qua sotto nei commenti. Iscrivetevi, attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Saluta!